Ancora buonasera a tutti, tra pochissimo comincia la nostra diretta con Valentina Arianna, risotto allo zafferano. Ancora pochi secondi e si parte. Sì, che ci sono. Ok, si è a punto. Ma sì, adesso vedo se riesco. Audio. Buonasera. 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 Benvenuti. Aspetta. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie. Siamo affamati. Siamo affamati e assetati. Allora, io direi che se siete d'accordo possiamo iniziare, Valentina e Arianna. Eccoci. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora mi presento molto velocemente. Io sono Dario Bertoli, segretario della Strada del Riso Vercellese. Questa sera ho l'onore e l'orgoglio di presentare due persone estremamente in gamba in tutto quello che fanno e molto tenaci come Valentina Masotti e Arianna Darini. Valentina Masotti è food writer, sommelier del riso, scrive, fotografa, firma il suo amore per le eccellenze italiane, in particolare per il riso, dal campo alla tavola. Si definisce un amante del buon cibo sin da bambina. Valentina è autrice di alcuni libri sul tema del riso. Da anni organizza corsi di cucina per aziende ed enti pubblici, dedicati soprattutto alla realizzazione di risotti. Arianna Larini invece è produttrice di Zafferano della provincia di Cremona. Dopo una lunga esperienza lavorativa di marketing in ambito bancario, finanziario a Milano, riscopre l'amore per la sua terra, recupera il cascinale di famiglia e inizia a coltivare Zafferano. Slow food cremonese l'ha inserita nel ventaglio di aziende agricole di eccellenza. Dopo questa presentazione io lascio ovviamente la parola alle protagoniste, tutte rosa di questa serata, orgoglio della cucina italiana, del riso dello zafferano, Valentina e Arianna. Una piccolissima nota tecnica, vi chiedo la cortesia di chiudere i microfoni, così almeno evitiamo interferenze. Passo immediatamente la parola quindi a Valentina e a Arianna. Grazie Dario, grazie mille e grazie anche alla Strada del Riso e a Slow Food, perché questa sera abbiamo degli ingredienti un po' particolari, un po' di eccellenza, che abbiamo deciso di valorizzare con un classico della cucina italiana, il risotto allo zafferano, il risotto alla milanese, e rivisitato da Gualtiero Marchesi nel 1981, anno della mia nascita, quindi 40 anni fa esatti, con una foglia d'oro per impreziosire un po' questa ricetta classica. E quindi grazie alla Strada del Riso perché questa sera abbiamo con noi un riso che vi faccio vedere al volo se Dario ci dà la visuale sugli ingredienti. Un riso che è un gigante Vercelli, coltivato alle porte di Vercelli e Presidio Slow Food. Un riso da risotto, vedete il chicco. Dopo ve lo farò vedere un pochino più da vicino, comunque un chicco grande e tondeggiante. E poi abbiamo il nostro zafferano, quindi zafferano in pistilli, ve ne parlerà meglio Arianna Larini che lo coltiva nel Cremonese e ne approfitto per fare una velocissima carrellata sugli ingredienti in modo che li possiate preparare poi per iniziare a cucinare. Quindi il riso. Lo zafferano che ho messo a mollo
L'ideale sarebbe tenerlo 2-3 ore in ammollo perché rilasci bene l'aroma e il colore. Se non l'avete ancora fatto, potete immergere i pistilli adesso. Il brodo caldo, mi raccomando, scaldatelo, perché quando inizieremo la cottura del risotto dovremo mettere insomma il brodo già caldo, quindi accendete il fuoco basso in questo momento. Abbiamo poi il vino bianco, il sale, il burro e il parmigiano. Quindi questa insomma è la nostra panoramica di ingredienti. E lo zafferano, come vi dicevo, è un pistilli, è un prodotto un po' particolare. Arianna, non so se vuoi dire due parole di questo zafferano che coltivi tu, insomma, nella tua azienda agricola nella provincia di Cremona, che tra l'altro ha avuto un riconoscimento Slow Food. Sì, certo. Intanto, allora, buonasera a tutti. Grazie di essere qui con noi stasera. Io parlo appunto del protagonista insieme al riso di questa serata, che è appunto lo zafferano, il famoso oro rosso. Oro rosso perché la spezia viene ricavata dai pistilli del fiore. In questo caso appunto lo zafferano della nostra azienda, prima Zafferano, un'azienda agricola che si trova tra Parma e Cremona, in un piccolo paesino sulle sponde del Po. Cosa contraddistingue il zafferano di prima Zafferano? Sicuramente un bouquet aromatico, ricco e persistente, ma mai prevaricante. Diciamo che in prima Zafferano il sapore amaro contrasta il profumo dolce e floreale che nel tempo si evolve in dolce speziato. La degustazione viene quindi resa speciale, no? Da questo connubio perfetto di questi due elementi contrastanti. Nella nostra azienda è possibile trovare lo zafferano sia nell'elegante vasetto oppure nella pratica bustina. Le grammature ovviamente sono differenti a seconda dell'utilizzo. Si tratta appunto di zafferano puro in pistilli, non polverizzato, perché appunto la nostra intenzione è quella di mantenere l'intensità, le qualità organolettiche, il profumo e l'aroma dello zafferano. Mi piaceva, prima di partire insomma con la ricetta, raccontarvi anche un po' la storia, l'origine dello zafferano, perché magari qualche volta qualcuno mi chiede: ma come mai è in pianura padana, nel cremonese? In realtà le origini appunto dello zafferano sì, sono in Asia Minore e sono stati poi gli arabi a diffonderne attraverso le loro conquiste l'utilizzo, soprattutto in Spagna e in India. Però lo zafferano in Italia arriva diciamo alla fine del 300 attraverso il frate domenicano Domenico Santucci, che lavorava per l'Inquisizione spagnola e che decise di rubare alcuni bulbi dalla Spagna per portarli nella sua terra d'origine, che guarda caso è l'Abruzzo. Lo zafferano in Italia appunto trova la sua terra madre in Abruzzo, però anche nella mia zona di produzione a Cremona ha origini antiche, perché già nel 500 esisteva un vero e proprio polo commerciale dello zafferano a Casalmaggiore. E infatti i mercanti di Casalmaggiore erano soliti recarsi alle fiere di Bolzano per contrattare e vendere lo zafferano soprattutto ai tedeschi. Pensate che in realtà anche gli stessi Sforza erano soliti recarsi a Casalmaggiore per acquistare lo zafferano per poi regalarlo ai loro amici aristocratici o ai diplomatici che venivano in visita. Proprio perché lo zafferano è sempre stato sinonimo di pregio e preziosità. Quindi mi fa piacere raccontarvi questa storia proprio per dirvi anche che nella mia zona d'origine lo zafferano ha una sua antichità e una sua tradizione. Oggi, grazie a Valentina e nella sua dimostrazione, potrete insomma ammirare anche voi l'eccellenza di questa materia prima. È molto curioso, Arianna, che sia stato introdotto dai frati. Sembra che anche il riso sia stato introdotto in coltivazione in Italia grazie ai monaci
monaci cistercensi che arrivavano dalla Francia e si sono insediati presso Lucedio, dove hanno fondato un'abbazia nel Vercellese, nel territorio delle Grange. E da lì, prima uso botanico, medicale, un po' per volta, hanno introdotto poi la coltivazione del riso intorno al 1450. Quindi vedi che poi alla fine molti prodotti della tradizione hanno origini simili. Questa sera, insomma, io vi farei vedere questo riso che è il gigante Vercelli. E molti mi hanno scritto chiedendomi cos'è un sommelier del riso, perché insomma adesso noi partiamo già a parlare delle varietà, però qualcuno non sapeva ad esempio che esistono i sommelier del riso. Sono praticamente come sommelier del vino, soltanto che applicano un'analisi sensoriale al riso. Quindi non è un caso che questa sera il riso sia nel calice. Durante il panel test la parte olfattiva viene fatta così, insomma, annusando il riso a crudo e poi successivamente a cotto nel calice e cercando di riconoscere quelli che sono i profumi del riso. E, questa sera quindi abbiamo il gigante Vercelli, io l'ho messo in un piatto nero e in un piatto bianco, non c'entra con l'impiattamento, ma è un piccolo consiglio che da sommelier del riso vi lascio per poter valutare magari il riso che state utilizzando a casa in questo momento. Più insomma il riso è omogeneo e senza macchie, difetti, forme irregolari, chicchi spezzati, e più ovviamente vi darà un buon risultato in cottura. Quindi questa è un po'... Sento qualcuno che parla, ma non so se è perché ha lasciato il microfono aperto, se voleva fare una domanda. Ah, ok. Scusa Valentina, riattiva l'audio, scusami. Scusa Vale. Per cui io partirei con la preparazione del nostro risotto. Nel frattempo il brodo sarà diventato caldo e quindi accendiamo la pentola. Io utilizzo una pentola di questo tipo. Magari Dario, a questo punto sposterei dagli ingredienti il focus verso il nostro risotto. Perfetto, stavo quasi per chiedertelo. Ok, e quindi una pentola diciamo abbastanza ampia per poter far tostare il riso. Versatelo pure con in pentola, facendolo tostare leggermente. In realtà Gualtiero Marchesi utilizzava il burro per farlo tostare, qualcuno usa l'olio. In realtà il riso si può tostare tranquillamente anche a secco e si può poi utilizzare il burro in fase di mantecatura o anche l'olio extravergine. Io in genere in questa fase aggiungo un pizzico di sale, ancora un pochino, e poi tengo mescolato in modo che il riso non si bruci. Questa fase, diciamo, per i risi da risotto serve a far mantenere la consistenza del chicco e ad evitare che si rilasci troppo amido durante la cottura. Se avete preparato il vino bianco, potete aggiungerlo per sfumare leggermente. È importante far consumare tutto l'alcol. Io intanto ti interrompo, Valentina, per dire che se qualcuno poi avrà domande, informazioni, richieste particolari, non dovrà far altro che scriverle in chat oppure attendere la chiusura della ricetta per avere tutte le risposte sia da Arianna che da Valentina. Ok. Sì, chiedete pure se avete qualsiasi curiosità sul riso, sul risotto. Questa è una ricetta molto semplice, ma ci piaceva anche l'idea di volerla valorizzare ingredienti così particolari, insomma. E, il brodo lo aggiungiamo un po' per volta perché, insomma, ricordiamoci che questo è un risotto alla milanese. La tradizione piemontese nasce un po' con l'idea di cuocere il riso nel brodo, versando tutto il brodo e poi non disturbando più il riso.
La versione milanese prevede invece di versare un po' di brodo alla volta e poi di andarlo a mescolare di tanto in tanto, ecco, non sempre costantemente, però di tanto in tanto, perché questo aiuta a favorire la fuoriuscita dell'amido dal chicco. Io ho impostato una cottura di 15 minuti, 15-16 minuti in realtà è l'ideale per questo riso gigante Vercelli, e la prima fase, diciamo, insomma, quella un pochino più delicata l'abbiamo passata, perché appunto quella della tostatura, dobbiamo cercare di evitare di far bruciacchiare i chicchi, soprattutto se non usiamo nessun grasso per fare la tostatura. La ricetta originale di Gualtiero Marchesi prevede un pochino di burro e poi la sfumatura con il vino bianco. Dobbiamo dire che Gualtiero Marchesi è stato un innovatore in questo senso. Il suo famoso risotto non è famoso soltanto per la foglia d'oro, ma anche perché ha cambiato l'utilizzo di un certo ingrediente. Nessuno si è accorto che manca qualche cosa dentro questo soffritto. Faccio la domanda a trabocchetto. La cipolla, Vale. Soffritto. Il soffritto di cipolla, esatto. Grazie. Manca quello. Buonasera. Buonasera. Perché, insomma, il maestro Marchesi, che insomma sicuramente ne sapeva più di me riguardo alla cucina e al risotto, aveva già intuito che la cipolla, per quanto uno abbia la mano e la tritti finemente, rompeva un po' le scatole, insomma, nel risotto, perché ti portava magari a bruciare dei pezzettini o comunque diventava poi invadente anche nel piatto, sia visivamente, perché poi alla fine questo bel piatto di riso giallo pulito con i pistilli potevi vedere dei pezzettini di cipolla, oppure appunto poteva anche rovinarsi il gusto se ti scappava quel secondo in più di tossatura. Quindi cosa ha fatto? Ha tolto la cipolla dal soffritto e ha creato un burro acido andando a far cuocere il burro con l'aceto di vino bianco e il vino bianco e ovviamente la cipolla. Dopodiché, facendolo cuocere insieme, lo andava a filtrare per eliminare la cipolla. A questo punto il burro veniva messo in frigo, in freezer, per essere solidificato, e quindi si creava un burro che manteneva l'aroma della cipolla pur togliendola fisicamente, quindi andando ad eliminare quel fastidio che poteva intervenire nel risotto, insomma, fisicamente con la cipolla. Per cui la cipolla la metteremo alla fine, insomma, in fase di mantecatura. Nel frattempo, se qualcuno sta, tra l'altro qualcuno sta cucinando, sono curiosa di sapere se c'è qualcuno che si è messo i cornelli. Sì, io sono in Biule, stavo facendo la carbonara a mio fratello. Niente risotto allo zafferano? No, ho sospeso la carbonara, la mangeremo dopo. Ci sono le priorità, okay. Prima il risotto. Bravo Claudio, bravo. Avevo paura che la priorità fosse la carbonara. No, in giallo c'è sempre. Beh, se noi abbiamo domande, Vale. Nel, sì. frattempo che giri il tuo risotto, Pietro chiede che brodo usi. Io ho usato un brodo di carne perché Marchesi voleva così. In realtà potete usare anche un brodo più leggero, tipo un brodo vegetale. Oldani addirittura, che ha rivisitato sempre il risotto allo zafferano e l'ha chiamato riso acqua e zafferano, e nel nome del risotto già mi dice quali sono gli ingredienti, ha usato soltanto acqua per cuocere il risotto e ha preparato a parte un'emulsione di zafferano che poi inserisce alla fine con una forma di spirale. È molto scenico, ma soprattutto esalta al massimo il sapore e l'aroma del riso, andando ad eliminare quegli ingredienti un pochino più invadenti come possono essere appunto la cipolla e il brodo. Intanto qua. Poi vado avanti, visto che intanto che lei sta cucinando. Vediamo un po'. Elisabetta, che è di Napoli, dice: io che sono di Napoli non lo chiamerei soffritto.
magari poi ci spiega come lo chiama. Poi Paola dice una domanda sul tipo di riso. Per evitare di utilizzare riso sbiancato, che qualità di riso bianco e perché no integrale per eseguire il risotto? Possa magari acquistare al supermercato. Sicuramente la via di mezzo è il semi-integrale, quindi che ha una lavorazione più leggera rispetto ad un riso sbiancato. E, integrale direi di no, nel senso che qui abbiamo stasera anche con noi Dario Bertoli della strada del riso e potrà confermare, penso, che diventa difficile con l'integrale fare un risotto, non soltanto per il tempo di cottura, ma anche proprio per il risultato finale, perché l'integrale è come se fosse, avesse un picco rivestito da una pellicola, no? Che è molto fibrosa, molto dura. E quando questa pellicola si apre in cottura, dopo un notevole tempo di cottura, si spancia il chicco. Quindi anche visivamente non è il massimo della vita. E anche il rilascio d'amido, che è un po', se vogliamo, il cavallo di battaglia del riso da risotto, fatica con un riso integrale. Per cui si potrebbe optare per un riso semilavorato. Stanno tornando in auge anche dei risi con una lavorazione artigianale, quindi sbramati a pietra, per cui il chicco, se vogliamo, non diventa proprio bianco bianco. Se volete, adesso tolgo un attimo la visione del risotto, ma vi faccio vedere questo. Non è un riso bianchissimo, vedete che ha già una lavorazione un pochino più leggera, si vede addirittura il dente dove c'è dove viene eliminata la gemma durante la sbiancatura, per cui c'è sempre di più questa tendenza ad avere dei risotti, dei risi per risotto che hanno una lavorazione più leggera, per cui io direi che la versione semi-integrale potrebbe essere, insomma, per rispondere alla domanda, un riso molto adatto per il risotto, soprattutto se usiamo delle varietà tipo dei risi medi, che magari hanno una tenuta di cottura più bassa rispetto al Carnaroli, potrebbe essere l'ideale fare appunto una lavorazione inferiore. Al supermercato non lo so però se si trovano, dovreste magari dare un'occhiata. Adesso non perché siamo collegati con la strada del riso, però sul sito della strada del riso ci sono molti produttori e so che qualcuno degli associati fa questa lavorazione semi-integrale un pochino più leggera. Sul supermercato non mi viene in mente nulla. A me mancano 8 minuti. Ma quindi Dario, qualcuno cucina? Hai chiesto, te l'ho risposto in chat. Oltre risotto, a non carbonare. Oltre a qualche... Sì. Chi è? Tiziana sta cucinando. Tiziana, cosa cucini? Un risotto. Beh, meno male. Con quale varietà? Male. Dai, andiamo nel dettaglio. Che varietà di riso stai utilizzando? Con cosa lo condirò? Non lo condirò, a dire la verità. Lo terrò così, solo con il grana. Mm-hmm. E la parmigiana? No, col parmigiano, sì. A dire la verità, riso, quello che avevo in casa, perché non essendo andata a fare la spesa in tempo, non sono riuscita ad avere altro. Quindi quello classico che si prende al supermercato da risotti. Riso da risotto. Però, okay. Però lo zafferano in pistilli. Non l'hai trovato lo zafferano? Non l'hai trovato lo zafferano? Non l'hai trovato lo zafferano in pistilli? Me l'avevano portato da qualche viaggio, credo probabilmente verso in Africa, mi avevano portato dello zafferano e allora quello. Ok, quello potrebbe essere del Marocco allora. Io l'avevo trovato anche a Dubai. No, io quello no, però vabbè, avevo quello in pistilli, uso quello in pistilli, infatti sa un bel colore. Ma io volevo chiedere una cosa ad Arianna, tanto che sta ancora cuocendo il riso sullo zafferano, perché io avevo comprato lo zafferano a Dubai, ma non aveva questo profumo, era un pochino meno intenso e anche il colore mi sembrava leggermente meno intenso. Questo se devo, magari dico una cavolata, però mi ricorda un po' la liquirizia, delle note di liquirizia quando lo annuso.
Sì, in effetti, allora, come dicevo prima, il profumo è un dolce floreale che si trasforma poi nel tempo in dolce speziato. Lo zafferano è presente sotto tante vesti e proviene ormai da tante parti del mondo, la Spagna, l'Iran sono dei grandissimi produttori di zafferano. Però posso dire che sono orgogliosa di produrre zafferano Made in Italy e come anche tutti gli altri miei colleghi zafferanisti, devo dire che in Italia viene prestata un'attenzione al lavoro soprattutto manuale dove che non è sempre presente, scusate, nelle altre zone di produzione. Spesso quando le persone scoprono che coltivo zafferano, la prima domanda che mi fanno è perché dovrei comprare il pistillo e non la bustina gialla? Quindi magari colgo l'occasione per dare due o tre spiegazioni sulla differenza dello zafferano in pistilli rispetto allo zafferano appunto presente in polvere nelle bustine E gialle. Arianna, mentre tu fai questa differenza, se sei d'accordo, lancio la nostra slide sorpresa per i nostri spettatori sulla Così lo offerta assaggiano. speciale da parte di Arianna per tutti gli ascoltatori e spettatori di questo webinar. Vai Arianna, tutto tuo. Dunque, quindi appunto vi dicevo che molto spesso la bustina è sicuramente molto più comoda, possiamo dire, pronta all'uso, perché come vi ha fatto vedere Valentina, i pistilli richiedono più tempo, devono essere messi in ammollo 2 o 3 ore prima, appunto in un brodo o in acqua tiepida, proprio per rilasciare al meglio il colore e l'aroma. Addirittura i grandi chef a volte le mettono in ammollo già della sera prima. La bustina invece è semplice, facile. In realtà, se vogliamo dirla proprio tutta, la polvere della bustina non è uno zafferano molto spesso in purezza, ma è adulterato con coloranti aggiunti o sostanze naturali quali la curcuma, la calendula, i peperoncini rossi, il cartamo e in alcuni casi addirittura vengono anche aggiunte delle sostanze animali, tipo le fibre di carne salata o essiccata. La presenza del pistillo in bustina molto spesso si aggira solo circa sul 10% della composizione della bustina. Quindi possiamo insomma fare un attimo un'analisi e dire che è veramente poco. Bisognerebbe mettere il prezzo in base al peso, ecco, di zafferano effettivo che c'è nella bustina. Però, insomma, io devo dire che non mi ero mai accorta delle differenze che ci possono essere tra uno zafferano e l'altro. Insomma, se trovo delle differenze olfattive nel riso, figuriamoci nello zafferano, appunto, in una spezia. Ma certo. E tra l'altro io sono vicino alla fine della cottura, perché insomma direi che lo zafferano lo possiamo mettere a 2 minuti, Arianna, la fine cottura, con il suo Sì, certo, è brodino, importante metterlo verso la fine. così non perde l'aroma. No, Questo riso volevo. anche da... Sì, scusami. No, scusa, volevo anche aggiungere, prima dicevi del profumo dello zafferano. Molto spesso, cioè quello che incide fortemente anche sulla qualità, il profumo, l'aroma e il colore dello zafferano è anche il metodo di essiccazione,
oltre al lavoro manuale che ci sta dietro, è molto importante anche il processo di essiccazione. Lo zafferano, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda anche tutti gli altri zafferanisti in Italia, viene essiccato attraverso un essiccatore professionale alimentato a corrente, in modo tale che possa essere controllata la temperatura. Lo zafferano è termolabile, perciò non deve essere essiccato a temperature superiori ai 40-45 gradi. Cosa succede spesso, ad esempio, in paesi come l'Iran? Che lo zafferano viene essiccato al sole. Questo cosa vuol dire? Che non è possibile controllare la temperatura. Andando sopra delle temperature superiori ai 45 gradi, lo zafferano perde le sue proprietà organolettiche, il profumo e la qualità. Quindi un essiccatore professionale ci permette di controllare la temperatura e di garantire ovviamente una maggior qualità al prodotto. Poi cosa possiamo dire ancora? Che in Italia il lavoro, come vi dicevo prima, è un lavoro manuale. Viene fatto tutto manualmente, dalla raccolta alla sfioratura o mondatura dello stesso zafferano e poi appunto l'essiccazione. In Spagna, ad esempio, viene usato la meccanicizzazione, cioè quindi il pistillo viene prelevato dal sole e dal fiore attraverso una meccanicizzazione, ma questo può avvenire solo se il petalo è completamente aperto. Il petalo completamente aperto però comporta una minor qualità del pistillo, perché il pistillo viene quindi è soggetto agli agenti atmosferici e inquinanti. Le stesse api possono essere comunque dei fattori che vanno a inquinare e diciamo ad alterare la qualità del pistillo. Sì, è per questo che noi in primo zafferano raccogliamo i pistilli, i fiori, all'alba durante le prime luci del sole, proprio perché il petto è ancora completamente aperto, ma è ancora chiuso e quindi permette, diciamo, al pistillo di non essere intaccato o alterato. Una volta che è stato raccolto il fiore, viene poi portato in laboratorio, dove avviene la seconda fase molto importante, che è la sfioratura. Cioè, quindi i tre pistilli vengono tolti da ogni fiore manualmente ed essiccati poi successivamente. La sfioratura è un lavoro ovviamente lungo, di molto di precisione, perché poi noi in prima zafferano... Io, Arianna, scusa, Manteco, intanto... Certo, assolutamente. Vado di burro, e Marchese le metteva come se non ci fossero domani, io magari inizio un po' gradualmente. Burro e parmigiano... questo è un 40 mesi, anche un 30, va bene, insomma l'importante è che non fini, ecco, scusami Arianna, intanto io manteco il riso. Ok, perfetto, intanto leggo una domanda che mi viene fatta, cioè quali sono le proprietà dello zafferano? Ci sarei appunto arrivato perché le volevo appunto presentare, perché in realtà lo zafferano non è solo un cibo, ma è anche un cibo farmaco, proprio perché ha numerosissime proprietà e benefici per il nostro corpo. Innanzitutto lo zafferano è ricco di sostanze preziose e importanti come minerali, calcio, magnesio, potassio, vitamine A, B1, B2, B3, vitamina C, e ha un altissimo quantitativo di carotenoidi. Pensate che paragonato in quantità a una carota, per la stessa quantità, lo zafferano contiene 900 volte in più carotenoidi. Proprio per questo, infatti, lo zafferano è uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura. Ma lo zafferano è innanzitutto la spezia del buon umore, proprio perché va a stimolare l'ormone del benessere e del buon umore. Pensate che regalare zafferano fin dalle antiche tradizioni era sinonimo di augurare felicità, prosperità e
benessere alla persona che lo riceveva. E poi addirittura la storia del risotto allo zafferano è un po' di buon augurio, no? Perché mi sembra di ricordare che anche questo ha origini antiche, certo, e nasce in occasione di un matrimonio, giusto? A Milano, tra l'altro, certo, anche per questo si chiama risotto alla milanese. Certo, è un risotto italiano. Allora, la storia, la leggenda narra appunto che nel 1574, durante la realizzazione del Duomo di Milano, il mastro Valerio delle Fiandre stava lavorando appunto alle vetrate e aveva come assistente un assistente che lui chiamava Zafferano, proprio per la sua passione e voglia di aggiungere questo colore giallo a tutte le tinte. A un certo punto il mastro, scherzando, disse a Zafferano: un giorno me lo metterai anche nel riso. E Zafferano lo prese in parole. Proprio durante il matrimonio della figlia di Mastro Valerio delle Fiandre, convinse il cuoco a condire il riso non solo con il burro, ma anche con lo zafferano. E fu un successo incredibile, sia per il gusto, ma anche per questo colore giallo, che era sinonimo di allegria e che quindi ben andava a sposarsi proprio all'evento che era un matrimonio. Insomma, ci sono delle storie incredibili. Addirittura il nostro Gualtiero Marchesi cosa ci ha messo sul risotto del zafferano? La foglia d'oro. E qui arriviamo al pezzo chic. Intanto sempre... con qualche altra proprietà nutricentrica che dello zafferano, che una molto importante è che ha zero calorie, quindi zero calorie, no grazie. Direi che non è male. Oltre a essere appunto un potente antiossidante, quindi ci aiuta a rimanere giovani, ci mantiene anche in forma. Poi sicuramente aiuta, è una cura per gli occhi, perché contribuisce alla conservazione della vista, viene addirittura... è stato scoperto che interviene anche contro una malattia degenerativa della macula della retina, che appunto raggiunge il suo apice. Ma poi guarda quanto è bello, cioè, scusami, ma sono felice di questo riso, è bellissimo. Bene, fa anche bene, quindi possiamo dire. Eccola, fatemi vedere i vostri. Dario, riesci a farci vedere gli altri risotti? Sì, c'è Tiziana in evidenza per tutti. Grande, bello, bello cremosone, wow! C'è qualcun altro che ha... Dai, Serena, tira fuori il risotto che so che... Serena, aspetta che la metti in evidenza. Parte. Eccomi, il mio primo risotto, solo tu mi puoi fare. Ciao, Serena! Ciao! Che Fulmi non lo mangerà mai questo risotto. Fai vedere bene che si rovescia il riso, se no è un disastro. Eccolo. Brava. Prendi il primo, direi che... C'è sempre la prima volta. Bene, no, io sono molto soddisfatta, anche perché questo gigante Vercelli è un riso degli anni 30 e quindi voglio dire... In realtà è stato poi costituito nel 1946, però è un riso molto storico. Insomma, i primi lavori di selezione di questo riso, si chiamava ancora gigante inallettabile, sono partiti negli anni 30, quindi veramente uno dei primi risi da risotto italiani. Un precursore, se vogliamo, dei risi da risotto, quando insomma il popolo mangiava ancora minestre, zuppe. Quindi il riso veniva fatto cuocere nei brodi e quindi mi è piaciuta questa sera l'idea di prendere un riso della tradizione così lungimirante e metterlo in una ricetta classica italiana, appunto, che è il risotto allo zafferano. Impreziosito da questa foglia d'oro, che qualcuno mi ha chiesto: ma la foglia d'oro si mangia? Sì, si mangia. Devo dire che non ha alcun gusto particolare, però è edibile, viene visto come un colorante, ecco, insomma, è classificato come uno un colorante, per cui è assolutamente mangiabile. Vale, ci sono due domande. Sì.
Allora, una domanda curiosa in realtà, che io non sono un gran cuciniere, ma ti leggo la domanda di Alessandro, che chiede come mai il burro non lo metti in freezer prima di inserirlo in mantecatura. Perché ce l'avevo qui a portata di mano, se no sì, effettivamente, almeno in frigo, perché ti aiuta a mantecare meglio il risotto. Anche se vogliamo, il fatto di girare molto spesso il riso durante la cottura ti aiuta già a incorporare aria, però il burro freddo gli dà quello shock termico a contatto appunto con il risotto bollente che ti aiuta a conferire cremosità. Quindi sì, di solito lo tengo in freezer addirittura, quello che uso per il risotto. E poi orientativamente la quantità di zafferano in pistilli che ci vuole per ciascun risotto, per persona o per quattro persone, quanta è la quantità che hai messo? Sì, allora, io ne ho messi 20 grammi, in realtà 0,20, scusate, in realtà Arianna, correggimi, è 15 per persona, no, la quantità in allora pistilli. Il rapporto corretto sarebbe 0,10 grammi di zafferano per un etto di pasta o riso. Quindi okay, se decidiamo di cucinare 300-350 grammi di riso, allora idealmente usiamo 0,30 grammi di zafferano. E approfitto di Arianna per chiedere se la tua coltivazione è biologica, chiede Cristiana. Allora, la mia coltivazione non è biologica solo perché non ho voluto io in questo momento ancora chiedere la certificazione bio, però posso dire che è assolutamente tutto naturale, segue i principi della biodinamica e dell'agricoltura organica, quindi tutto quello che è a contatto con la terra può essere toccato a mani nude. Non usiamo nessun tipo di prodotto chimico, pesticida, erbicida, nessun diserbo, viene tutto tolto rigorosamente a mano o con la zappa per quanto riguarda appunto le infestanti. Addirittura utilizziamo come trattamento antifungino l'olio di neem e non il solfato di rame, anche se il solfato di rame è ammesso nel regime biologico, ma sono contraria, ecco, perché voglio un prodotto assolutamente naturale. Anche il macerato d'ortica lo facciamo noi con le ortiche che andiamo a coltivare dietro negli altri nostri campi e utilizziamo costantemente gli N, che sono dei microrganismi attivi che contribuiscono a mantenere l'equilibrio del pH del terreno e l'apporto delle sostanze organiche. Quindi diciamo che il passo sul biologico è uno step successivo che mi sono posta alla richiesta della certificazione. Al momento non l'ho ancora fatto, ma solo per una mia, diciamo, decisione personale in questo momento. Però posso assolutamente garantire con certezza che è un prodotto al 100% naturale. E poi concludiamo con Anna che si complimenta con tutte e due, splendida lezione, grande professionalità, complimenti ad entrambe. Grazie Anna, grazie mille. Grazie mille, davvero. Allora io ne approfitto ancora per dire che in chat è presente il sito di Prima Zafferano dove potrete accedere allo shop, inserire il codice dedicato che Arianna ci ha fatto avere, che lo vedete in chat, per poter acquistare fino al 6 di aprile con uno sconto del 20%. E poi se avete qualche altra domanda che vi viene in mente scriveteci, io sono sui social come Valentina Masotti e come Ricette e Racconti, Facebook, Instagram, dove preferite. E Arianna, ci ricordi anche tu i tuoi canali, che magari qualcuno sì, certo, vuole postare anche il suo risotto? Anzi, molto volentieri. taggateci assolutamente. I miei canali social sono sia su Facebook che Instagram, chiocciola Prima Zafferano. E anche il sito, come appunto è già stato mostrato da Dario, è www.primazafferano.it. Se avete delle domande o dubbi potete anche scrivermi a info@primazafferano.it, rispondo io direttamente e sarò felicissima di rispondere alle vostre domande.
Grazie, allora. Grazie, ci fanno un sacco di complimenti. Intanto stanno arrivando a pioggia i complimenti per tutte, e perché visto, siete brave e belle, quindi fa sempre anche piacere. Il risotto è bello. Io rimetto ancora un attimo, il risotto è bello e sicuramente sarà buono, ma questo non lo saprà nessuno. Vado a rimettere il sito di Arianna, primazafferano.it, con i promo code Pasqua meno 20% fino al 6 di aprile. Se tutti sono soddisfatti, Serena compresa, che vedo che oramai ha finito il piatto. Ha finito. Io non ho potuto, devo fare ecco, la foto. Anche il calice che brinda la nostra salute. Lasci i saluti ad Arianna e Valentina. Io come Strada del Riso Vercellese vi ringrazio tantissimo per la bellissima serata e vi ringrazio ancora, vi saluto, alla prossima. Ciao, grazie a tutti. Buona serata, grazie. Buona serata, grazie.